sarà nel solco delle parole pronunciate da Martin Luther King nel 1963, la nuova edizione del Ravenna Festival, che si svolgerà dal 1 giugno al 22 luglio a Ravenna e sul territorio circostante. Si tratta, come al solito, di grandi concerti di musica classica, grandi direttori d'orchestra, musica pop con ospiti come David Byrne dei Talking Heads, teatro con temi caldi come l'integralismo islamico. Non mancherà l'appuntamento con il grande musical con Kiss Me Kate di Cole Porter. Quali sono gli elementi che sostengono Ravenna Festival? Beh, sono tanti. Io direi innanzitutto il nostro dominus, il comune di Ravenna, con il sindaco e l'assessore Signorino, e poi la regione, il ministero, le fondazioni bancarie, l'associazione degli amici del festival, e quindi tutti coloro che seguono le nostre attività e ci danno delle risorse. Il pubblico, l'ho detto oggi, che ci conferisce oltre 700.000 euro di incassi, le fondazioni bancarie, le società private, e sono tante, non abbiamo più il tempo di citarle tutte, però uno sforzo corale dove si passa dai livelli di governo, dal centro alla periferia, quindi da Roma a Ravenna, e si attraversa tutto il mondo così come lo conosciamo, così come è organizzato, e quindi quello economico, e fino ai giovani studenti che entrano con 5 euro quindi a vedere gli spettacoli, quindi anche loro ci danno una forma di sostegno che per noi è importante. Il sogno di quest'anno del Ravenna Festival è quindi portare la manifestazione dappertutto e a chiunque. Sì, con tantissimi luoghi del festival, li avevamo contati, erano più di 100, e quindi è un festival molto diffuso sul territorio. Quindi beni culturali e spettacolo dal vivo si sposano in questo caso, basti guardare il programma dove si svolge San Vitale su tutti, ma anche Palazzo San Giacomo di Russi, e quindi si va dall'argine del fiume ai mosaici bizantini, più di così. Il tema del festival di quest'anno è Wave a Dream. Qual è il sogno di Ravenna? Beh, il sogno di Ravenna si realizza ogni anno, quello di essere una grande protagonista dell'offerta culturale del nostro paese, e il Ravenna Festival questo è, un grande evento culturale capace di portare nella nostra città e anche in altre città della Romagna grandissimi artisti da tutto il mondo. Quest'anno questa ricorrenza importantissima correlata diciamo alla figura concreta di Martin Luther King, il maestro Muti suonerà due volte diciamo nella nostra città, tantissimi artisti appunto da tutto il mondo, un evento che segna l'offerta culturale italiana. Un festival che come al solito presta attenzione a tutte le arti, dal teatro alla musica allo spettacolo. Che cosa ci propone quest'anno con il tema I Have a Dream? È un tema di grande importanza storica, noi lo decliniamo variamente anche perché l'arte e le arti possono essere un'uscita dal mondo, anche un modo per sognare pur pensando anche sempre alla realtà, che non è sempre così piacevole. Quest'anno abbiamo molte novità e soprattutto è ancora più variegato del solito. Diciamo tutte le arti sono rappresentate, a cominciare anche dal teatro, che quest'anno ha un ruolo molto importante dopo l'esperienza straordinaria di Inferno con Marco Martinelli ed Ermanna Montanari. Abbiamo diverse prime su diverse tematiche, tra cui anche due spettacoli in qualche modo legati anche al rapporto non sempre facile con il mondo musulmano, ma in una città che guarda, ha sempre guardato Oriente, con Lettere a Rachid, che è un nuovo lavoro scritto da un drammaturgo musulmano che vive europeizzato, che vive in Belgio, e anche Mariam, che è proprio sulla figura di Maria, sempre un lavoro anche questo di Marco e Ermanna, su Maria vista nell'ambito delle due religioni, quella cristiana e musulmana, perché è una figura appunto venerata in entrambe le religioni. Poi Napoli con un lavoro di Mario Martone del 1982 che viene ripreso oggi, e invece per chi ama la letteratura, per gli amanti dei romanzi della Ferrante, avremo la prima trasposizione teatrale appunto dall'Amica Geniale con Fanny Alexander, con Fiorenza Menni e Chiara Lagani. Ecco, poi Elena Bucci, quindi è una specie di
come dire, tutto il teatro ravennate romagnolo, che è una delle realtà più importanti in Italia, quest'anno è rappresentata. Poi avremo grande danza con Bill T. Jones sul tema americano, Emio Greco, un grande danzatore che dalla Puglia è adesso è diventato direttore e coreografo del teatro del balletto di Marsiglia, e poi altre cose, e poi soprattutto musica di tutti i tipi. Ecco, posso annunciare con grande piacere e orgoglio, e dopo la presenza a Ravenna di una grande tournée che vede il ritorno appunto sui palcoscenici di David Byrne, che è sicuramente fondatore del Talking Heads, una delle figure più importanti della musica americana e non solo degli ultimi 50 anni, grandi sinfonie per chitarre, 100 chitarre elettriche che riempiranno la città e la riempiranno appunto di clamore. È lo strumento principe della musica del secolo passato e di quella attuale, inventata negli Stati Uniti, e poi un omaggio a Leonard Bernstein nei 100 anni dalla nascita. E un grande, ecco, il ritorno finalmente a Ravenna del grande musical con quello che è considerato forse il capolavoro della commedia musicale, che è Kiss Me Kate, composta nel 1947 da Cole Porter. Ha 70 anni ma non li dimostra, e fra l'altro Cole Porter è una figura legata a Ravenna perché c'è la leggenda che abbia composto qui Night and Day. Poi musica sinfonica, musica nelle basiliche, a San Vitale. Diciamo che non c'è genere musicale, dal rap alla musica barocca, alla musica religiosa, sacra, al rock o al jazz, che non sia rappresentato nel festival, della prossima edizione del festival. Quindi sarà una festa per dell'ascolto, ma non solo. Quali sono le novità su cui punta quest'anno l'edizione del Festival 2018? Quest'anno abbiamo un titolo che ricorda i 50 anni della morte di Martin Luther King, che coniuga il suo celebre discorso con l'incipit I have a dream, al plurale we have a dream. Noi tutti dobbiamo riappropriarci di quel sogno, perché oggi più che mai c'è bisogno di speranza in questo mondo che ancora vede tante situazioni di oppressione e di razzismo che ancora non è stato debellato nelle nostre città, nei nostri paesi. E dunque quel sogno deve ancora trovare la forza per essere coniugato. Noi lo coniugheremo nel nostro festival anche attraverso la musica. La musica ha un grande potere di mantenere vivi i sogni e le speranze dell'umanità. E per questo avremo due filoni, uno più americano, proprio nella scia delle origini di Martin Luther King e della storia di quel paese, ma l'altro più generale avrà un titolo, Il canto ritrovato della cetra. La cetra è un simbolo fortissimo della musica fin dall'antichità, e c'è un simbolo ancora più forte, che è quello della cetra appesa al salice. Una cetra, l'arte, che non ha più la forza di esprimersi di fronte alle tragedie del nostro tempo. Noi abbiamo invece voluto intitolare una sezione Il canto ritrovato della cetra, perché proprio nei contesti più difficili molti musicisti, compositori hanno ritrovato la forza di generare nuova musica. E quindi avremo una sezione dedicata a Valentin Silvestro, compositore di Kiev. In Ucraina andremo proprio con il nostro viaggio dell'amicizia quest'anno. Avremo la presenza di tante composizioni di Arvo Pärt, di Schnittke, e tutto quel filone di compositori che, ricordando anche il tema dell'anno scorso, il rumore del tempo, era stato completamente sottomesso durante il periodo del dominio dell'Unione Sovietica, e che ha ritrovato però nuova linfa proprio nelle contraddizioni di quel momento così difficile. Oggi ne abbiamo più che mai bisogno. Faremo un omaggio ad Aleppo, per esempio, e anche lì ricorderemo lo splendore di quella città attraverso la musica, che rivivrà nella voce di un controtenore siriano, Razik François Bitar, che noi abbiamo avuto tanti anni fa a Ravenna, l'abbiamo probabilmente tenuto noi a battesimo. Oggi è un artista che collabora con gruppi importanti, fra cui Grande Lavois, altro gruppo che avremo presente a Ravenna Festival. Presenterà un inedito di Jean Anel, compositore del XV secolo, che operò proprio a Cipro. Ritorniamo in Medio Oriente, riscoprendo musica di quell'ambito oggi così tormentato, con la speranza di ritrovare anche attraverso la musica la via per il futuro e per la pace.
Naturalmente uno dei punti di forza del festival sono sempre stati i grandi direttori d'orchestra, oltre naturalmente a Riccardo Muti, chi ci sarà? Riccardo Muti sarà protagonista del Viaggio dell'Amicizia, che è uno dei progetti più esclusivi e più originali del nostro festival, e dirigerà Macbeth in forma di concerto il 15 luglio con coro e orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e un cast di eccezione. Ma poi avremo il ritorno di Gergiev con l'orchestra del Teatro Marinsky di San Pietroburgo, James Colon e Wayne Marshan a capo dell'orchestra Luigi Cherubini e infine il ritorno dell'Orchestra Nazionale della RAI diretta da James Colon.